Alla domanda dove nasce un viaggio, sapresti rispondere? Io ci ho provato e sono convinto che il nostro viaggio nasca con noi. Il libro con le pagine bianche che ci viene consegnato alla nascita inizierà perciò a riempirsi dal primo istante di vita, per nostra scelta, per scelta degli altri o per eventi dettati dal caso, andando a costruire il castello di carte che chiameremo vita. Guarda quello, chi è? Ma ti sei perso? No, voglio visitare Bosco Fontana. Sapete se c'è una fontanella? Ho finito l'acqua. Oggi ti va male. Il bosco apre alle 9. Solo vino e niente acqua qua da noi. Dai, siediti con noi e mangi un panino. Tenne in coro. Come ti chiami? Tazio, e voi chi siete? Siamo i galpedri. I galpedra? È un animale di fantasia popolare padana, astuto e scaltro, è simile ad un gallo con quattro zampe. Si sta aprendo il cancello del bosco, vai. Sei fortunato, dai, vieni qua, un po' di acqua la portiamo sempre. Grazie della colazione, buona giornata. Ciao. Bosco della Fontana, ultimo ritaglio della millenaria foresta che ricopriva l'intera pianura padana. Ora riserva naturale biogenetica, gestita grazie al lavoro del Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità. Furono però gli austriaci a modificare l'aspetto del bosco, tracciando nel 1757 i viali e le piazzette circolari come le vediamo oggi. Riserva di proprietà dei Gonzaga, signori di Mantova, tra il 1330 e il 1700, vi fecero costruire una palazzina per i giochi di caccia a forma di castello e un eremo che venne affidato ai frati camaldolesi. Nei pressi della palazzina affiora la risorgiva che dà il nome al bosco, la fontana.
la cui esistenza è nota fin dal XII secolo. Si narra che durante la ritirata tedesca, al termine del secondo conflitto mondiale, venne dato l'ordine di far saltare la polveriera all'interno del bosco. Per amore di una ragazza, però, l'ordine fu disobbedito. Buongiorno, ha visto? Ci sono delle poesie appese. Lo so, sono io l'autore. Ah, complimenti. Grazie. Io vivo da molti anni da queste parti, qui abbiamo un fiume che nutre questo territorio e poi ho cominciato a scrivere e ad appendere le poesie sulla ciclabile per aiutare i marmirolesi a entrare nel mondo della poesia. Questo lo potremmo chiamare il sentiero della poesia. Come ti chiami? Tazio. Guarda Tazio, voglio farti un regalo. Questa è una maglietta per ricordare il nostro incontro. Che bella sorpresa! Ma non è troppo finita. Gentile, grazie. Qui dentro c'è una poesia dedicata al tuo viaggio. Non devi leggerla subito, la leggerai quando ti sentirai pronto. Grazie ancora. Ora devo andare. Arrivederci. Grazie ancora, arrivederci. Ciao Tazio, cosa fai qua? Guarda che se devi andare a Peschiera, devi andare da quella parte. Volevo andare in latteria a Belbrolo per comprare un po' di grana padano, ma penso di essere fuori strada. Direi proprio di sì Tazio, ma non preoccuparti, ti ci porto io con l'auto. Grazie. Da dove deriva il nome Cortegatti? Ma Tazio, ti dirò. La denominazione della Corte dei Gatti deriva nel periodo antecedente alle grandi guerre. Il discorso è che la Corte dei Gatti, i gatti sarebbero individuati nelle persone, negli abitanti che abitavano la Corte Gatti. Perché? Perché facevano la vita notturna. Infatti, di notte, si sentivano da mezzanotte in poi le varie sveglie che suonavano, poi dopo i capi famiglia uscivano man mano per andare a fare la vita notturna. Diciamo che l'obiettivo di questi capofamiglia erano quelli di andare a raccogliere quello che si trovava, tipo zucche, frumento, grano turco, cose varie che erano il sostentamento per le famiglie, per i familiari, perché qui non si riusciva a mangiare altrimenti. Non era inteso come rubare, attenzione, ma andavano semplicemente a raccogliere quello che si poteva mangiare. Come fanno i gatti? Come fanno i gatti, né più né meno, esattamente così. Non ci avrei mai pensato. Aspettami qui, Tazio. Vado a prendere l'auto e ti ci porto io a Belbrolo. Grazie. Prego, grazie a voi, buona giornata. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Posso avere un po' di Certo.
Stamattina l'ho assaggiato ed è veramente buonissimo. Ah, va bene, con piacere. Qual è il segreto del vostro... Ah, i segreti ce ne sono tanti. Oggi ci sarebbe Giuseppe Prioli, il nostro presidente, che ci dava la scuola di magazzino. Da lui potrò fare le vostre comunità di lavorazione per quanto riguarda il Gran Padano. Grazie, sì. Buongiorno. Buongiorno. Lei è il signor Prioli? Sì, sì, sì. Io sono Tazio, sono un passante che sono venuto per sapere un po' di più di questo vostro prezioso formaggio. Benvenuto nella zona del Grana Padano dei Prati Scavi, zona qui tra Marmirolo, Porto Mantovano, Goito, Roverbella. Abbiamo una caratteristica molto importante del territorio che noi abbiamo ereditato chiaramente nella storia, perché già in Gonzaga coltivavamo il fieno prodotto qua nelle nostre zone, cresce naturalmente, cioè non ha bisogno di arature, di semine, tante lavorazioni, perché l'irrigazione praticamente è fatta a scorrimento e ricaccia naturalmente. Quindi il segreto principale è l'alimentazione delle mucche. Insomma, è un buon inizio. Un po' viene la lavorazione. Dopo chiaramente noi qua siamo nel cuore del Parco del Mincio oltretutto e siamo una cooperativa che è nata nel 1966, i soci allora chiaramente erano più di 40-45, adesso siamo 20 soci, però la quantità di latte è duplicata, stiamo producendo circa 160 forme al giorno. La principale produzione noi la vendiamo sul decimo mese, però il marchio a fuoco viene fatto al nono mese, il formaggio viene espertizzato dai tecnici del consorzio con la supervisione e controllo del CS4, che è un ente certificatore, e da lì si può chiamare Grana Padano. Quanti vengono in stagionati? Tra questi qui sono tutti i magazzini, anche da disciplinare, c'è la temperatura, umidità controllata, siamo circa 16 gradi. E ogni forma può contraddistinguere perché c'ha. Sulla losanga vediamo la sigla, che è la provincia di produzione, il numero della latteria, che è il 477, il mese di produzione e l'anno di produzione. Signor Tazio, purtroppo io la devo lasciare, spero di averla soddisfatta sulle informazioni che magari ci abbiamo dato. Lei è stato molto gentile, la ringrazio e buona giornata. Altrettanto, arrivederci. Certo che a piedi con questo caldo bisogna proprio essere appassionati. Sì, mi piace camminare. Sto scoprendo il territorio marmirolese, seguendo la ciclabile da Mantova a Peschiera, con qualche piccola variazione come questa. Anche noi facciamo parte di un gruppo di amici che piace camminare insieme. Sì, abbiamo anche percorso il Cammino di Santiago. Io nel mio piccolo ho fatto un'altra camminata con un gruppo di amici fino alla campana di Loreto. Bello! Tra 4 giorni. Come ti chiami? Tazio, e voi? Ah, io sono Federica, io sono Cristina. Noi adesso andiamo a Marmirolo. Vuoi un passaggio? Beh, sì, volentieri. Sali pure, sì. Siamo arrivati, se tu vuoi andare in paese devi prendere la via che c'è vicino a quel bar che ti conduce dritto in centro. Ciao. Grazie del passaggio, speriamo che i nostri cammini si incrocino di nuovo. Arrivederci, ciao. Buongiorno, mi darebbe un bicchiere d'aranciata per favore? Grazie, mi siedo qui fuori. Scusa, puoi aiutarmi? Certo, ciao. Sto cercando il centro del paese. Guarda, sei fortunato, qui circa 500 metri. Sono curioso, cosa stai guardando? Ma guarda, ho una collezione di cartoline del paese. Ogni tanto le porto con me perché gli avventori sono sempre incuriositi dal passato. Tra l'altro, guarda, ti volevo far vedere questa cartolina, guardala bene.
perché praticamente quella casa che vedi ha sostituito questa qui, che era la stazione della tranvia Ostiglia-Mantova-Brescia, quindi qui passava il tram. Sembra incredibile a vedere questa strada che è molto moderna, no? Al giorno d'oggi, insomma, una strada come tante. In realtà, se ti capitasse di andare ai Musei Vaticani, nella sala delle cartine geografiche troveresti Marmirolo con questa strada alberata, quindi è una strada che ha i suoi anni. Questa cartolina ne è un'altra bellissima che ti vorrei far vedere, attenzione, perché noi siamo qui in questo momento. Questa è la cartolina di questo bar che esiste da più di un secolo. La storia dice che lì dietro ci sono ancora tuttora gli anelli dei carrettieri, perché essendo una strada molto trafficata si fermavano per ricucillarsi, quindi insomma siamo anche, è un bar ma siamo in un posto storico anche qua. Ma guarda, è in bianco e nero, quindi secondo me questa anni 60, però mi diceva Giovanni che ci sono susseguite 5 generazioni di Oster, un bar sicuramente molto, molto storico, diciamo così. E quella costruzione che c'è lì, cos'è? Guarda, sei fortunato perché ti faccio vedere un'ultima cosa e poi ti rispondo. Guarda, questo praticamente è il fronte di quell'edificio che era un molino. Molino, anche quello molto storico, infatti sembra che da antiche matte ci fosse fin dai tempi di Gonzaga e fino alla Prima Guerra Mondiale era di proprietà tedesca. E poi nel 1929, se non erro, la famiglia Magri lo acquisì e quindi hanno fatto i 90 anni da poco. E sullo scaffale del bar ho notato delle vecchie bottiglie. C'entra Marmirolo qui? Marmirolo, quando vede delle bottiglie, c'entra sempre, nel senso che era un paese molto attivo sulle osterie, ce n'erano diverse, quindi oltre a questa. E la leggenda narra che sul finire dell'Ottocento Vittorio Alberini, desideroso di ampliare l'attività e sviluppo economico della propria osteria, che se non erro si chiamava Il Sole Nuovo, e lucubrò su come potesse fare. Ci pensò poi il figlio Giovanni, che diciamo a cavallo delle due guerre sviluppò una bellissima cantina che addirittura negli anni 60 riusciva a lavorare fino a 15.000 bottiglie. Poi da lì, diciamo, da quelle bottiglie che hai visto si è sviluppato anche tutto un discorso legato alle macchine enologiche, alle etichettatrici, che ancora ad oggi dà a lavorare a molti marmirolesi. E c'è anche un piccolo aneddoto per farti capire l'animo bizzarro e ingegnoso e commerciale dei marmirolesi. Addirittura negli anni 60 la cantina Alberini riusciva a esportare negli Stati Uniti, in particolare a New York, uno champagne rosso che veniva posto in vendita a $6, che all'epoca erano veramente tanti. Quindi pensare a uno champagne rosso che partiva da Marmirolo è veramente una storia che meriterebbe un libro a parte. Quante scoperte, grazie! Quest'ora dov'è che posso mangiare qualcosa, una pizza magari? Molto semplice, come ti ho detto, vai in centro paese, trovi la piazza, giri a sinistra, superi la chiesa e trovi la pizzeria Pulcinella. Quest'ora dovrebbe essere aperta. Grazie dell'informazione, ciao! Grazie a te della visita e buon viaggio! A differenza del viaggiatore, il viandante non ha meta. Il suo percorso nomade, tutt'altro che un'anarchica erranza, si fa carico dell'assenza di uno scopo. Il viandante spinge avanti i suoi passi, ma non più con l'intenzione di trovare qualcosa. La casa, la patria, l'amore, la verità, la salvezza. Cammina per non perdere le figure del paesaggio. Buongiorno. Anche lei è una turista di passaggio? No, io sono del posto. Ho visto che sta fotografando. Sì, no, sto fotografando questa statua perché mi sono occupata dei restauri della chiesa. Ma ti sei occupata solo di questa parte del restauro? No, abbiamo restaurato io con una squadra di restauratori, ci siamo occupati del restauro di tutta la chiesa. Gli interni li abbiamo fatti nel 2011, se non ricordo male, e gli esterni l'anno scorso. E negli interni abbiamo fatto tutte le cappelle, come che vedi, sia la zona absidale, la volta e anche il pavimento. Questa statua del San Sebastiano non era in questo posto, ma era nell'altare, quello che hai visto prima, e qui c'era invece il Sacro Cuore di Gesù. Poi pulendola si sono evidenziate le frecce che vedi sopra lo scudo e quindi abbiamo fatto tornare a casa il San Sebastiano, è tornato nel suo altare.
Altre sorprese le abbiamo avute nello stemma che vedi là nell'arco sacro, che prima era tinteggiato in grigio, l'oro si vedeva lo stesso, però sopra vi era un'altra scritta dedicata all'intervento di restauro che era stato fatto negli anni 70, quindi adesso è tornata a esserci la scritta latina storica. Sì, esattamente. Anche in esterno abbiamo avuto delle sorprese perché la facciata è fu progettata dall'architetto Paolo Soratini, un architetto settecentesco. È stata conclusa la chiesa nel 1748, se non ricordo male, e la facciata aveva tutta un'altra impostazione. Nel Novecento è stata modificata per ragioni tecniche, forse per la guerra, per del degrado, e pulendo le superfici dove c'è il cartiglio abbiamo trovato al di sotto sempre dello strato pittorico un dipinto ad affresco con due angeli, molto rovinato, però diciamo che è stata una bellissima sorpresa. E qui invece nella controfacciata c'è la schiera degli angeli, che in pochi se la ricordano perché era talmente sporca, talmente grigia, che nessuno l'aveva notata. È un dipinto a olio su tela, la tela è stata inchiodata direttamente sul muro e il pittore è un artista Malerba, novecentesco questo, per cui non è, diciamo, del periodo storico della chiesa, è stato fatto successivamente. Anche la finestra è successiva, prima non c'era nessuna finestra lì in mezzo, qualcuno dice che c'era un dipinto, abbiamo qualche cartolina d'epoca, sembra esserci qualcosa, però è difficile dirlo, ecco. Non ti ho chiesto come ti chiami? Giovanna, tu? Io Tazio, faccio visita un po' alla chiesa e poi proseguo per il mio viaggio. Va bene, allora soffermati là nell'abside sotto la tela di Fra Semplice, che è una deposizione, è un artista molto importante. Senz'altro, grazie per l'informazione. Ciao, arrivederci. Buongiorno! Buongiorno! Posso avere una pizza? Certo! Ma c'è qua? Sì! C'è qua! Grazie! Ma cosa rappresenta quella foto là? Chi sono di terza dimensione? È l'ultimo gruppo che c'ero io, a Bari. Questa qui del 1973, l'ultimo gruppo che poi mi sono trasferito a Milano. E a Milano ho conosciuto Giuffinire. Infatti andiamo a suonare con lui a Pavia, all'Oratorio di Carrasca, una discoteca bellissima. Ho fatto la bus di Viareggio anche, ho fatto il Marabù e del Patio, ho tante esperienze. La gravazione del Patio è stata qua, il nuovo Campovaglione con il nuovo pezzo, tu mai presentato nelle radio, nello staff di Santo, Alberto Lupi, Andrea Giordano, Romiano, tutti erano qua, fatti bravo, Oriana Manoni, c'erano tutti. Vi saluto, grazie per la pizza eccezionale. Grazie anch'io. Delle scelte di venire qua a mangiare la pizza. Comunque adesso, se vai in piazza, ci sono delle piante che ti mettono sotto il piatto freschino. Buongiorno, posso aiutarla? Oh sì, grazie, prendi uno scatolone. Ah.
scusa, come ti chiami? Tazio. Tazio, puoi attendere un attimo che vado a spostare la macchina? Certo. Grazie Tazio per l'aiuto. Ma si figuri, cosa sta allestendo? Sto allestendo la mostra fotografica. Io sono Loris Frangeni, il presidente del gruppo fotografico alla Ghiacciaia. Cos'era questa torre? Eh beh, questa torre risale al Medioevo. Devo pensare che qua, in questa piazza che si chiama appunto Largo Castello, c'era un castello e come ogni castello aveva le sue torri. Delle torri, l'ultima che è crollata è questa. Questa è stata rifatta a metà 800 con i mattoni dalla famosa reggia che adesso non c'è più. Dopo è stata adibita a pesa pubblica e una cosa abbastanza importante è la fontana qua fuori, che la chiamano la fontana Duera. L'arco Guerra, quando passava di qua, si dissetava questa fontana. Mi riferisco all'arco Guerra Mantovano, detto anche la locomotiva umana, grande campione di ciclismo, maglia iridata, ha vinto i mondiali negli anni 30. Ecco. Conto di essere a Marengo in serata, è distante? No, sono 4 km. Se pernotti a Marengo, domani posso farti conoscere la nostra sede. Volentieri, possiamo vederci alle 8:30 davanti al Bed and Breakfast. D'accordo. Guarda, proprio lì vicino c'è il teatro comunale. Credo sia aperto, potresti approfittarne per visitarlo. Provo ad entrarci. Arrivederci, a domattina. Ciao, a domani. Dobbiamo rievocare il quadro della decapitazione di Beatrice Cenci da Caravaggio con le stesse luci. Quindi, intanto l'ordine è preciso. Francesco entrerà solo nel momento in cui... Buongiorno, scusate, disturbo? Fuori mi hanno detto che oggi era aperto. Ci scusi, ma veramente per noi oggi c'è una prova, quindi il teatro non doveva essere aperto. Intanto proseguo 2 secondi con la prova e poi, se vuole, mi può chiedere quello che le pare. Allora ragazzi, forza, andiamo con il quadro. Bene, prendere la posizione. Ok, allora, inizialmente inizio 800, pardon, 1810 deve essere più o meno. Il piano terra del Palazzo Municipale era adibito a teatro. Si fecero i festeggiamenti per il matrimonio tra Napoleone e Maria Luigia d'Austria. Comunque, poco per volta andò in decadenza anche il Palazzo Municipale, venne distrutto e passiamo all'inizio del Novecento. Si decise di fare questo teatro e cominciarono i lavori, credo, nel 1928. E i lavori si sono protratti per alcuni anni, infatti l'inaugurazione è tra la fine del 33 e l'inizio del 34. Era il maestro Venturini, che era un famoso maestro di canto lirico, che chiamò una compagnia di Milano e rappresentarono il Barbiere di Siviglia di Rossini qua dentro. E noi siamo qua per fare le prove perché dobbiamo preparare sto spettacolo che andrà in scena il 7 ottobre al Teatro Bibbiena di Mantova su Artemisia Gentileschi, la famosa pittrice dei primi del Seicento. C'è una lunga tradizione qua di teatro che parte addirittura dal 400, da Gianfrancesco Gonzaga. Credo che abbia iniziato la costruzione del palazzo nel 1435. Ci sono notizie che gli spettacoli teatrali cominciarono verso la fine del 400. Siamo nell'epoca di Francesco Gonzaga e Isabella d'Este. Successivamente invece si racconta il 1 maggio, credo del 1524, di una grande festa danzante che fecero. E però purtroppo, finita l'epoca gonzaghesca, anche il palazzo va a farsi benedire. La cosa che non le ho detto, ad esempio, è dove era collocato il palazzo gonzaghesco. Se passerà per via Monteverdi, l'unica cosa rimasta purtroppo sono le pietre di un ponticello, perché poi il palazzo venne completamente distrutto e il materiale utilizzato per altre costruzioni. Quindi tu di quale compagnia fai parte?
Allora, io sono il presidente, nonché regista, di un'associazione culturale che si chiama Associazione Culturale L'Orfeo e facciamo spettacoli prevalentemente di musica o altrimenti di prosa e musica insieme, anche nel repertorio barocco, che poi è stato quello che ho sempre fatto io, perché io ufficialmente sono un cantante lirico. Io ho cominciato a cantare nell'89, io ho fatto questa mia discreta carriera come cantante, adesso un po' canto e un po' scrivo i testi per questi spettacoli e mi diletto nella regia. Non mi sono presentato, chiedo scusa perché sono un po' distratto. Io mi chiamo Angelo Manzotti, ho sempre cantato come sopranista o come controtenore facendo un certo tipo di repertorio, ecco, specialmente quello barocco oppure il primo 800 con Rossini e anche opera contemporanea. È stato molto, molto gentile, bene. Ma ci mancherebbe, è un piacere anche per noi. Molto bello, grazie. In bocca al lupo per lo spettacolo allora, io proseguo per il mio cammino. Crepi il lupo o viva il lupo come si dice ora, buon proseguimento per il suo viaggio, se le capita di tornare da queste parti ci venga a trovare, grazie. È stato un piacere. Ciao. Arrivederci, ciao, ciao. Mauro, sì. Risotto, quanti quintali? Risotto, minimo 3 quintali, Stefano. 3 quintali. E 3 quintali anche di pesto. Cesco, dimmi. Alette. Alette è per circa 500 per sera. 200 per 6, 3.000. 3.000. Alan, vino. 20 fusti di vino bianco. 20 fusti. Buongiorno, scusate la frenesia. Buongiorno. Buongiorno. Che cena state organizzando? Ma stiamo organizzando una festa dello Spagnato. Ah, questa è? È una festa popolare che facciamo tutti gli anni. Non ci conosci? No. Prego, sia comodo, te lo spiego chi siamo. Questa festa nasce nel 74 ufficialmente, però già 10 anni prima alcuni componenti qua presenti avevano iniziato con la cucina. Era la materia prima che trovavano, pesce, rane, selvaggina, funghi. Dopo questa prima esperienza che avevamo fatta per fare beneficenza alla popolazione di Tesero per la diga del Baion, ci sono stati 10 anni di pausa più o meno, poi nel 74 sono partiti ufficialmente in un prato qua vicino, alla vecchia stazione, che un anno dopo l'altro e il lavoro era mastodontico, c'era da impiantare il palco, le baracche, il lavoro che cominciavano un mese prima, finché il successo è sempre stato più grosso. L'apice è arrivato quando hanno iniziato con la musica, fino ad arrivare ai nomi come Emilia Pizzi, Orietta Berti. Orietta Berti è stato l'apice. L'apice perché i parcheggi erano quelli che erano. Lei era famosissima, alloggiava a Marmirolo, il presidente che doveva portare la Marmirolo qua non riusciva a passare perché fiumi di gente a piedi arrivavano qua. È arrivata in ritardo. Nell'anno 2000
Da qua ci siamo trasferiti a Marmirolo, in una postazione che il comune ha allestito definitiva. Là è diversa, il lavoro era molto meno. Le sere sono diventate da 3, sono passate a 6, finché siamo arrivati a un gruppo di 130 persone circa. E tutto questo con l'unico scopo che sia la beneficenza. Dopo cosa le devo dire? Lei sta viaggiando, fa due passi, arriva lì alla vecchia stazione, nostra sede logistica di allora, che è la stazione della ferrovia Mantova-Peschiera. La ferrovia Mantova-Peschiera venne inaugurata nel maggio del 1934, collegando Mantova a Peschiera. Partendo da Sant'Antonio, attraversava il territorio marmirolese, passando in fregio all'ex edificio delle Polveri e dietro l'attuale cimitero di Marmirolo, per poi toccare San Brizio, Rotta, Roverbella, Pozzolo e altri paesi fino a Peschiera del Garda. Venne poi sostituita dai pullman dell'APAM nell'aprile del 1967 per evitare gli investimenti necessari per l'ammodernamento e la messa in sicurezza. Sei già arrivato fin qua? Ragazzi, vi presento Tazio. Ciao Federica, ciao Cristina. Ciao Tazio. Che piacere incontrarvi. E per noi. Ne approfitto subito. Dimmi. Che strada devo prendere per andare a Marengo? Per andare a Marengo devi prendere questa strada e andare diritto. Stamattina mi avevi parlato di un gruppo di amici. Ma sembrate ben organizzati. Sì, in effetti siamo un gruppo di Nordic Walking. Io sono l'istruttrice, il riferimento di questo gruppo. Ci troviamo una o due volte alla settimana per camminare, fare percorsi. Qui c'è gente che viene dai paesi, vari paesi della provincia di Mantova. Ormai sono tanti anni che camminiamo insieme e che siamo diventati anche amici. Ma questo paese come si chiama? Allora, qui siamo in località Rotta, che è una frazione di Marmirolo, però credo che Celestino possa spiegarti tutto un po' meglio del territorio. Il nome è Rotta, come diceva Federica, e è presente già sulle mappe del 1600, mappe gonzaghesche. Il significato Rotta non lo conosco, ma sicuramente è una corte che nel tempo poi si è ingrandita, si è adeguata alle necessità. Posso però raccontarti alcuni aneddoti. L'avvallamento che vedi qui dietro è l'antica Valle del Mincio, che si è formata dopo l'ultima glaciazione dalle acque del lago di Garda che, esondando e passando attraverso le colline moreniche, sono arrivate fino a Mantova. Sei passato per il Bosco Fontana per caso? Sì, proprio stamattina. Al Bosco Fontana passa il Roggiarè, o Re dei Fossi. Nasce in questa posizione, in questa valle, e ci sono due sorgenti, una alla Rotta e una a Marengo. La curiosità più strana è durante il passaggio della ferrovia, qui poco distante appunto a Rotta, gli abitanti della località nel 1957 hanno chiesto di
aprire una piccola stazione per dare la possibilità agli studenti e ai lavoratori di recarsi ora a Vervella e a Mantova. E gli è stata concessa e proprio gli abitanti di Rotta hanno costruito questa piccola stazione e il marciapiede d'attesa. Possiamo perciò dire che la stazione che c'è qui alla Rotta probabilmente è la più piccola in assoluto. Nel territorio marmirolese è un sacco di piacevoli scoperte. Mi incammino verso Marengo, non voglio arrivare col buio. Bene, noi invece andiamo verso San Brizio e rientriamo. Ciao, buon cammino ragazzi. Piacere. Andiamo. Ciao a tutti, buon rientro. Ciao. Permesso. Buonasera, sono Tazio. Ho prenotato una stanza. Io sono Elisa, la stavo aspettando, ecco la chiave. Grazie. Mi scusi, una curiosità, ma il giardino del Conte Custozza è un nome originale, c'è un motivo particolare? Ma il giardino del Conte Custozza si chiama così perché il Conte Custozza era mio bisnonno. Grazie, una curiosità che non sapevo. Adesso vorrei farmi una doccia, devo riposare. Se hai bisogno di qualche cosa, sono qua. Va bene. La camera è il primo piano. Ah, grazie. A domani. Ciao Tazio, dormito bene? Benissimo! Ecco Tazio, vedi, questa è la sede del gruppo fotografico La Ghiacciaia. Noi siamo qua dal 2001. Siamo in un palazzo che era dei Conti Custozza e dopo l'ha acquistato agli anni 90, l'ha acquistato il comune di Marmirolo. Questa sede nostra è stata un'intuizione della sindaca di allora, Bruna Lovatti, che ha pensato di adibire a spazio espositivo questa sala civica. Noi siamo nati nel 2001, dicevo, siamo nati in bianco e nero analogico, difatti di sopra abbiamo anche una camera oscura capiente. E facciamo un po' di tutto quello che è della vita dei fotografi, dei fotoamatori. Facciamo corsi di fotografia, facciamo workshop di secondo livello, mostre, come vedi qua ce n'è una di Angelo Madella, che è il nostro socio fondatore. La nostra filosofia è quella di far crescere chi vuole imparare fotografia. Ma perché si chiama La Ghiacciaia? La Ghiacciaia è stata una scelta dell'assemblea costituente, diciamo, no? Perché abbiamo voluto evitare quei soliti nomi che si danno al circo, l'obiettivo, il diaframma, il clic. Ricordo che allora l'assessore alla cultura, Francesco Lanfrei, ha detto: perché non La Ghiacciaia? Al momento ci è sembrata una cosa insolita, no? La Ghiacciaia è una struttura antica che abbiamo qua vicino, però dopo ci siamo abituati a questo termine e oggi dire ghiacciaia vuol dire fotografia. A proposito di ghiacciaia, no? Adesso ti porto dove c'è la ghiacciaia vera e propria, che è del 1500. Ecco, questa è la ghiacciaia che dà il nome al nostro circolo fotografico. È una ghiacciaia che esiste dal 1581 e da quel che mi hanno detto è la più antica della provincia di Mantova.
Bisogna pensare che Marengo esisteva nell'anno 1000 quando Marmirolo non c'era neanche. Di qua sono passati i Canossa, sono passati i Gonzaga, i Conti Custoza, è antichissimo e c'è un motivo, perché Marengo è rialzato, no? Quindi è zona salubre, qui la nobiltà ha costruito, mentre Marmirolo era palude. Marmirolo viene bonificato dopo dai frati benedettini che avevano sede appunto qua a Marengo, però dopo che è stata acquistata dal comune questo giardino, viene utilizzato per manifestazioni culturali. Adesso per esempio, grazie all'associazione Marengo Vive, di cui facciamo parte, presentiamo libri. Veramente interessante. Tazio, c'è una piccola chiesetta appena usciti dal parco a sinistra. Guarda, se sei fortunato ci trovi anche Anna, che può darti qualche informazione. Volentieri. Buongiorno, lei è Anna? Sì, sono io. Bella questa chiesetta, a chi è dedicata? Ah, questo è il nostro oratorio di San Valentino, Madonna dei Miracoli. Come puoi vedere in questa pala vedi raffigurato San Valentino, Margherita, Santa Margherita e la nostra Madonna dei Miracoli. Questo quadro di questa Madonna è arrivato da Vienna ai primi del 1700, quando Santa Custoza, signore di Marengo, fu ferito in guerra e, pensando di morire, chiese un miracolo alla Madonna dicendo che se fosse tornato vivo dalla guerra avrebbe costruito un oratorio e avrebbe portato il quadro della Madonna. Tu considera che dietro questa pala c'era pieno di quadretti, di ex voto, quindi considera l'importanza e la venerazione che noi abbiamo per questa Madonna, non solo qui a Marengo, ma anche nel circondario, perché è conosciutissima la Madonna dei Miracoli. Considera che tutti quelli che abitano qui nel comune di Marmirolo, per qualsiasi cosa che può essere l'esame all'università, un'operazione, qualsiasi cosa che noi viviamo come un momento di preoccupazione, passiamo sempre qui dalla Madonna dei Miracoli ad accendere una candela e a chiedere una sua grazia. E proprio per questo, visto che tu come viandante sei entrato in questa chiesetta e secondo me sei stato chiamato dalla nostra Madonna, ti dono questa immagine dove dietro puoi trovare la preghiera che noi rivolgiamo a lei ogni volta che abbiamo bisogno del suo aiuto, perché questa ti sia cara, ma soprattutto ti sia di supporto e d'aiuto nei momenti in cui ne avrai bisogno. Grazie. La porterò con me nel mio viaggio. Il nome della via principale del paese è Riccardo Bacchelli. Mi ricorda qualcosa, ma non riesco a fare mente locale. Certo, adesso ti racconto tutto. Allora, cosa ti posso dire? Riccardo Bacchelli è uno scrittore drammaturgo dei primi del Novecento, che è nato a Bologna, però ha soggiornato a Marengo a causa della guerra, quando si voleva creare l'avamposto sul Mincio se il Piave fosse caduto. Veniva invitato dai signori del Marenghello, che andava a giocare a biliardo presso la famiglia Fochessati, e in quelle occasioni si innamorò di Ada Fochessati, che era sposata all'epoca. Poi il marito morì e quindi solo successivamente i due convolarono a nozze. Ma la cosa più interessante, anche se c'è un po' di mistero, diciamo così, pare che uno dei libri più importanti che ha scritto Bacchelli, perché ne ha scritti tantissimi, Il Mulino del Po, che è un po' quello più conosciuto, sia stato scritto proprio nel giardino di Villa Marenghello. Si può visitare la villa? Purtroppo no, è una villa privata, quindi non è possibile visitarla.
Pozzolo sul Mincio con il suo amato fiume, il giorno di Natale del 1800, durante le campagne napoleoniche, fu teatro di una cruenta battaglia fra francesi e austriaci. A seguito poi degli eventi bellici della Seconda Guerra d'Indipendenza, il nuovo confine internazionale spaccò in due il territorio a cavallo del Mincio, lasciando l'abitato in Austria e la campagna in territorio italiano. Fu così che il paese venne annesso al comune di Marmirolo, mentre i terreni a quello di Goito. Buongiorno, vedendo da Morengo, sulla città di Le Coricino, ho visto un ponte che passa sul nulla. Ma no, è il ponte della Molinella. Sotto lì passava la Molinella. Ma cos'è la Molinella? La Molinella è un canale costruito per inappiare i campi, portava l'acqua dal Mincio, Marengo, Roverbella, dietro Roverbella, e passava giù per Terre del Porto e andava fino a Casteldario. Nasceva qua 200-300 metri indietro, qua dove ci sono i piani sportivi adesso. Passava su quella strada, entrava in questo stabile qua che c'erano le chiuse, i correntoni, e poi partiva e andava via. Qui la chiudevano quando era il primo di Quaresima, perché la pulivano e scaricavano nel fiume Mincio. Ma mentre venivo da Marengo, sulla mia sinistra c'era un canale, ecco lì la Molinella. No, quello lì è il diversivo. È stato fatto negli anni 60 per portare fuori l'acqua. Invece di andare nei laghi di Mantova, che a volte Mantova soffriva, hanno fatto il diversivo che va al Maglio, poi nel Maglio salta in quello più basso e va porta fuori l'acqua da Mantova. E quando l'hanno scavato negli anni 60, qua indietro qua, hanno trovato dei fossili che poi potresti vederli in chiesa. Eppure, e dopo c'erano trovato anche delle palafitte. Che cambiamento, neanche tanto tempo fa. Pozzolo sul Mincio è una piacevole sorpresa. Ma cambiando discorso, dov'è che posso pranzare qui? Il piatto tipico di Pozzolo è il lucio. Vieni da me, mia moglie lo sta facendo, così assaggi anche quello. Va bene, ci vediamo dopo. Ciao. Arrivederci, ci vediamo. Buongiorno! Buongiorno! Lei è del luogo, immagino? Sì. Sa dirmi dove si trovano i fossili all'interno della chiesa? Sulla destra, nel battistero. Grazie. Guarda, quando esci dal battistero, di fronte a te c'è una bellissima Madonna con il bambino che dicono che sia del 1300. Ma ci sono anche dei bellissimi quadri che Don Carlo dice che sono di pittori importanti, però dovrebbero essere restaurati. Grazie delle informazioni, entro subito a vedere. Deve anche sapere che qui dove siamo noi adesso c'era un sassù che dicevano che avesse delle doti particolari. Se vuole vederlo è lì nel parcheggio di fianco. Thank you.
adesso. Avanti, ciao Tefio, avanti. Ciao. Avanti, vieni, vieni. Tutto a posto? Sì, a posto. Faticato a trovarci? No, no, assolutamente. Ho chiesto una persona, mi ha indicato subito la strada. Benissimo, benissimo. Adesso vieni avanti che Doriana sta preparando il pranzo, così ti facciamo assaggiare. Sono proprio curioso di assaggiare questa specialità di Pozzolo sul Micio. Benissimo, vieni. Grazie. Ma quanto impiega a cuocere il luccio? Guarda, io lo faccio bollire pochissimo, circa 10 minuti. E poi lo lascio raffreddare nella propria acqua di cottura, così si insaporisce bene. E adesso va condito con olio. Olio, aceto, prezzemolo, aglio e acciughe. Ma questo piatto quando nasce? Non si sa di preciso. Io che mi ricordo lo faceva mia mamma dal ristorante Ancilla, subito dopo la guerra, insomma. E la ricetta si può dire o è segreta? Ma no, non è segreta. L'aglio, olio, aceto. Dopo varie famiglie, uno mette una cosa, uno mette un'altra. La Doriana non li mette i capri, perché per me sono troppo forti. I copolosi, allora insomma, me li mette meglio. Prego. Allora buon appetito. Grazie. Guarda bene che non ci sia qualche lista, perché può succedere. Proprio complimenti, Doriana. Bene, ho fatto proprio un bel pranzetto. Mi fa piacere che ti sia piaciuto. Guarda, grazie. Ti ho portato questo così, a ricordo di questo tuo viaggio. È un luccio che fanno qui artigianalmente. Così ricorderai di tutti noi. Grazie, lo accetto molto volentieri. Gianfranco, non so proprio come ringraziarvi della vostra ospitalità. Di sicuro non dimenticherò nulla di questo semplice ma intenso viaggio. Grazie a te di essere venuto. Mi rimetto in cammino. Tanti saluti da parte di Doriana. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie, alla prossima. Ciao. Che lei venga da molto lontano. Ha voglia di fermarsi e fare una briscola? Perché no? C'è in palio qualcosa? Beh, la consumazione, una bottiglia. Volentieri. Io sono Tazio. Giovanni. Gianni. Giovanni. Io sono spesso qui al chiosco. Sono anche tra l'altro il presidente della polisportiva pozzolese. Ah sì? E cosa fate di interessante? Organizziamo il torneo di calcio, è una specie di centro anziani, per anziani, giochiamo a bocce, abbiamo il tamburello che giocano la sera e anche adesso ultimamente abbiamo sistemato anche il campo di tennis e a settembre concludiamo la stagione estiva con la sagra del Lucio in Salsa. Wow. Stai attento Giovanni, che pronto, c'è Giovanni. Grazie. Pronti, pronti. Pronto. Vedi, sì. Io sono lui. Oh, meno male. 36 tete, man, eh? E tra due, dopo un pesca di cara. La partita che era... Dove una carta, Tassio? Quel che è? Andiamo a Napoli. Oh, hai molti di scartini. Grazie. Salute. Sì, sì. Arrivo. All'amicizia. Sei stato bravo. Ti fermi a cena? Grazie per la compagnia e il divertimento. Ma si è fatto tardi, ora devo proprio andare. Ciao. Bel disegno, complimenti! Grazie, fa piacere che ti sia piaciuto, te lo regalo. Grazie, sei molto gentile. Chi ti ha insegnato a disegnare così bene? Mi ha insegnato mio padre, Ambrogio Brotto, lui era un insegnante di disegno alle scuole medie. E questo è un posto dove venivo spesso con lui da ragazzino, mi portava in queste zone. E per me è un ricordo bello. Ha fatto diverse mostre in giro per l'Italia e all'estero e aveva una grande passione per la pittura. Ha vinto anche un concorso importante di grafica al Fiorino d'Oro, ha fatto delle mostre a Milano, ha fatto una mostra a Parigi con dei quadri che aveva fatto negli anni 80.
A proposito di viaggio, ora devo proprio proseguire il mio. Io sono Tazio, tu come ti chiami? Massimo, Massimo Brotto. Grazie Massimo per aver condiviso questo momento della tua vita. Grazie a te, buon viaggio. Grazie. Ciao. Ciao. Ci vuole un po' di incoscienza e molto coraggio per percorrere il sentiero sconosciuto del tuo viaggio. Salite, dossi, precipizi, discese passo dopo passo, mille curve e dietro mille sorprese. A volte ti senti stanco, provi come un dolore. Sei in cerca di te stesso, dell'amicizia, del vero amore. Qualcuno ci è riuscito, qualcuna cercandolo si è persa. Conosci gente simile a te o molto diversa, esploratori di sentieri nuovi, più nascosti, più stretti. Avresti voluto fare altrettanto anche se non lo ammetti. Ma l'importante è che tu abbia ancora più coraggio quando si avvicinerà la fine del tuo personalissimo viaggio.